Allora, siamo a Bellocchi qui nello spazio antistante l'Associazione Verde Vivo con il presidente Giuliano Marino e con il parroco della chiesa di San Sebastiano qui a Bellocchi, Don Giuseppe. Allora, intanto il fuoco è stato appena acceso, è una tradizione che si rinnova. Sì, questa è una tradizione che fin dalla costituzione dell'associazione è sempre stato fatto e quest'anno in modo particolare, grazie al contributo del direttivo e di tutti i soci, è stato fatto una cosa veramente egregia. Non per niente il fuoco ha preso molto bene, quindi vuol dire che è un buon Da auspicio. quanto tempo ci lavorate? Questo qui sono 3 mesi già che ci si lavora per poter racimolare tutte le piante e tutto quanto, quindi grazie al contributo dei cittadini di Bellocchi, perché poi questa è una cosa che si fa a Bellocchi, ognuno ha contribuito per quello che poteva. Allora, Don Giuseppe, una tradizione importante che dura da secoli, a Bellocchi. Questa sera tocca a lei la benedizione di questo falò. Sì, è il falò che tradizionalmente nella nostra regione, che ospita il santuario di Loreto, si accende tradizionalmente per indicare agli angeli il trasporto della Santa Casa. E è una pietà popolare molto bella che valorizza il Santo Rosario e la preghiera alla Vergine Maria. Ora noi benediciamo il fuoco insieme alla nostra gente, poi c'è un momento di gioia e di fraternità. Se ci avviciniamo un momento, benediciamo il fuoco. No, questo fate voi dopo. Benedici, Signore, questo fuoco nella memoria della Beata Vergine di Loreto e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua misericordia e della tua carità per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora la tradizione è quella insieme di pregare una breve parte del Santo Rosario, due poste. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione del Cristo, di cui il fuoco è segno pasquale per eccellenza. Padre nostro che sei nei cieli,